panchina, con una società che ha attrezzato una squadra che passa però attraverso l'Asia Bolos. La differenza, cari amici telespettatori, passa attraverso le sue mani. Brava Carlini a cercare di ricucire una partita difficoltosa per lei, ma soprattutto le opportunità di poter portarsi a casa questo tie break erano nelle mani delle ragazze di Massimo Barbolini, ma Limocca è stata brava ad accelerare, a tenere sotto stretto controllo con quella difesa pazzesca di Mocchi De Gennaro, che ha detto no all'attacco di Paolo Egonu. Attenzione, andiamo subito da Marco Fantasia, che ha subito un ospite. Andiamo a prenderlo. Sì, devo prendere il ritmo del salto di Anna Danesi per riuscire a parlarne. Anna, allora, un altro scudetto anche in una serata dove hai faticato un po' di più. Sì, una partita probabilmente una delle più brutte in assoluto. E siamo uscite da squadra e... Provate a stringere un po', ragazzi, perché sennò queste non si possono usare. Una grande gioia ancora e la stagione non è finita. Finita, ci vediamo a Berlino. Grazie Anna, sono tutte qua e quindi possiamo proseguire al volo. Allora, Robin, eccoti qui. Allora, un altro. Famiglia perfetta italiana. Dimmi tu che cosa senti adesso. Cosa posso dire? Sono felice, sono molto contenta. Abbiamo fatto tutti insieme con tutte le squadre, il staff, ragazze. Stagione molto difficile con tanti infortuni, come sempre. Più faticoso stasera, Novara ha lavorato meglio di altre serate. Sì, veramente. A un certo punto abbiamo problemi con Egonu, Paola ha giocato molto meglio stasera, tutta la squadra di Novara ha giocato meglio. Sì, ma vediamo nel Berlino ancora, non è l'ultima partita. Appuntamento il 18. Sì. Grazie Robin. Io continuo ad andare ovviamente alla ricerca delle protagoniste. Mentre aspettiamo Marco Fantasia che ci trova altri ospiti, intanto vediamo i festeggiamenti. Veramente, lo dicevi, vogliamo sottolinearlo, Miriam Silla, la vediamo inquadrata, la mamma è scomparsa a Natale, veramente una tragedia. Lei l'ha trasformata in vita questa cosa, nel senso che veramente ha trovato la forza di portare avanti una famiglia col papà, i suoi due fratelli, insomma una vita complicata che lei con tutta la sua forza l'ha trasformata anche in forza nella sua pallavolo, no Andrea? Ha trascinato la squadra con il cuore, con la grinta, con la determinazione, con il ritmo, andando a clonare Mocchi De Gennaro, bravissima a rimanere presente in questa partita. Sentiamo Marco Fantasia, ci dovrebbe avere un ospite. Miriam, che belle le tue lacrime, lasciamelo dire. Grazie, sono lacrime di felicità ovviamente, perché sono orgogliosa di questa squadra e ho mantenuto una promessa che avevo fatto. Ce l'ho fatta, sono a metà, insomma, diciamo, manca un pezzo, ma penso che qualcuno lassù sia orgoglioso di me, questo per me conta più di mille altre cose. E non è finita, la Champions, la nazionale. Adesso stasera si va a Valdoria, poi domani, anzi facciamo dopo domani, pensiamo alla Champions. Grazie, adesso Miriam. Ce la godiamo. Grazie ancora. Le parole di Miriam Silla, veramente, insomma, la dedica alla sua, alla mamma. È chiaro, è insomma una stagione molto difficile, sappiamo come ha vissuto il mondiale, in quel momento proprio la mamma era molto malata, lei era lontana da casa, non poteva fare nulla, insomma sono rimaste sempre in contatto, è un premio veramente che lei si va a prendere, ma dedicato alla sua famiglia. Ancora Marco Fantasia, ascoltiamo. Altre lacrime giustificatissime, quelle di Rafa Folli. Rafa, ti sei fatta male nella prima partita, hai rischiato di perdertela questa finale, invece sei arrivata al momento giusto. Sì, io sono solo grata di far parte di questo gruppo, perché una squadra, un gruppo così non si trova da nessuna parte. Abbiamo vinto e abbiamo combattuto tutto l'anno di gruppo e niente, ce lo siamo meritato sto scudetto. Due vittorie nettissime, poi un 2-1 anche abbastanza netto, e poi cosa è successo? È cominciata la battaglia vera? Beh, cala un po' la concentrazione, loro hanno fatto qualcosa di più, però... questo tie break è stato fantastico, ha più gusto vincere così che 3-0. Grazie Rafa. Ma
assolutamente ragione Raffaella Folì. Dato Samantha Fabris, perché la stagione non è finita, l'abbiamo sentito sia, Alpini, sia per Anne Danesi che per Fabris, perché c'è ancora la Champions League da giocare, sempre contro Novara, però sappiamo che sono le due giocatrici che sicuramente andranno via. C'è Daniele Santarelli, saltiamo un po' con Marco Fantasia, vai. Eccolo, noi siamo praticamente scontrati. Allora, un'altra grandissima gioia, a distanza di un anno siamo di nuovo qui ad aspettare la doccia di spumante che arriverà. Sì, bellissima, un'emozione bellissima. La gara sofferta, non bellissima, con due set straordinari e con altrettanti giocati veramente male, però credo che questo scudetto sia meritato per tutto quello che abbiamo fatto durante il girone di ritorno in questi playoff. Così vincere è dura, ma è più bello. Terzo set vinto nettamente, sul 2-1 invece è cominciata la battaglia. E come siete state brave a ritrovare la concentrazione subito? Ma ho detto alle ragazze che dovevano solo pensare a resettare ogni volta, ma anche quando abbiamo vinto non dovevamo cambiare affatto, perché so che Novara è una squadra forte e potevano ripartire sullo 0-0 e quindi avere un piccolo vantaggio. Vincere un set a 11 o 15 cambia poco, devi pensare ogni volta a provare a vincere un set. Ci è andata bene perché siamo riusciti a recuperare un tie break che non ci vedeva secondo me favoriti in quel momento. Hai paura di cali di tensione in vista di Berlino? No, quello di oggi è stato secondo me una partita molto strana e non stavamo giocando una partita così da tantissimo tempo. Ci sta in una finale scudetto con delle emozioni nuove per tante giocatrici. Siamo stati fallosi secondo me a dir misura e questa cosa ci ha penalizzato, ma non è un calo di tensione assolutamente e non ce l'avremo neanche in futuro. Grazie, grazie anche a Santarelli, complimenti. Ora sto cercando anche le voci di Novara, anche se vedo che le ragazze ovviamente hanno preso per il momento la via in attesa della premiazione. Andiamo sulle problematiche di Novara. Sì. Allora, andiamo a parlare di Novara. Sì. Se da una parte le centrali sono state molto attive, con Rabide Krajf che ha fatto la voce grossa, ma lo sapevamo, la grande assenza di questa gara scudetto passa attraverso le due centrali. Veljković, singhiozzo, Cristina Chirichella, mai sempre precisa e presente. Zero muri, la capitana della nazionale, e non precisissimi in attacco. Le mani di Carlini sicuramente non possono essere un alibi. D'altra parte ai Volos che ha fatto volare. E volare di così non poteva tutte. Fare assolutamente per chiudere questa stagione, almeno questa, la stagione del campionato, chiaramente, perché c'è ancora una sfida, lo ricordiamo, il 18 maggio a Berlino, sfida secca tra Novara e Conegliano per la Champions League, per riportare comunque vada la Champions League in Italia, perché l'ultima in Italia l'aveva vinta con Francesca Piccinini, la Pomica Salmaggiore, se ben ricordi, proprio in Italia. Adesso i festeggiamenti. Asia Volos, io devo dire veramente brava Asia Volos, sì. Perché sono un paio di stagioni che sta giocando una grandissima pallavolo, velocissima, molto, molto intensa. Tornerà in nazionale perché tornerà con la Polonia per questa stagione dopo un anno importante di stop. Ha giocato, è una delle palleggiatrici, probabilmente insieme a Kasia Skorupa, migliori dal punto di vista delle palleggiatrici straniere, perché poi abbiamo anche le nostre. Festeggia il, festeggia Robbie de Krijf, non so come cambierà, ma cambierà queste nuove gole Conegliano. Samantha Fabris sta davanti a noi battendo le mani al pubblico, si sta facendo il giro di campo, perché sicuramente il paradosso è proprio questo della pallavolo, che una squadra come Conegliano prende Paolo Econo per fare mercato, una delle più grandi giocatrici che c'è in questo momento, e deve lasciare andare perché è un'opposta, una come Fabris che deve trovare, deve giocare a pallavolo, no? 20 palloni in meno rispetto a Paolo Egonu, ma l'efficienza di Samantha Fabris è del 40% contro il 29%. Paolo Egonu però nella partita più difficile riesce a mettere 4 muri punto, ed è un dato, ragazzi, importantissimo per la sua crescita. Però altrettanto importante, laddove Massimo Arbolini aveva chiesto più qualità alle proprie ragazze, la difesa e contrattacco. Guarda, difesa e contrattacco. Difesa e contrattacco. Parlando di centrali, con Marco Fantasia c'è Cristina Chirichella, sentiamolo un po', parla Novara. Cristina, stasera almeno c'è stata più lotta, si è vista la Novara che ci aspettavamo da gara 1. Sì, abbiamo giocato in realtà. Le altre due partite loro sono state brave a metterci in difficoltà, ma noi non eravamo mai entrate in partita. Brave loro, che fanno male queste sconfitte, però bisogna anche ricordarsele. Tu hai avuto qualche difficoltà in queste partite, cosa ti è successo? Beh, guarda, ti posso dire che bisogna metterci tutta la grinta possibile anche quando le cose non vanno bene. Abbiamo affrontato un momento di difficoltà e si è visto, però non è finita. Esatto, adesso arriva subito un'occasione molto importante di riscatto. Sì, assolutamente. Brave loro per lo scudetto.
c'è un'altra battaglia. Ci siete mentalmente? O la delusione adesso è forte? La delusione è forte, ma mentalmente ci siete? Sì, adesso la delusione è forte, ovviamente, proprio perché il fatto è che non ce la siamo giocata con tutte le nostre forze, almeno le prime due partite. Questa sono state brave loro. Sì, adesso cerchiamo di assimilare. Grazie Cristina. Beh, insomma, le parole di Cristina Chirichella, c'è tanto rammarico, non è finita, però certo in questo momento parlare, cioè, di come, non è facile, di come voce si sente, non è chiaro che in questo momento però è veramente dura. Nei momenti della sconfitta è molto importante prendere posizione ripartire, no? E soprattutto, certo, giustamente ricordava Chirichella, servono per il percorso di queste giocatrici che sembrano giocatrici navigate, ma sono ancora giovani, possono ancora dare alle proprie squadre, ma soprattutto alla nostra squadra nazionale. Giustamente abbiamo ora una Champions League da andare a ricostruire. Massimo Barbolini potrà giocare tutte le sue carte, una gara secca, però ora il tributo va. C'è anche Rodriguez arrivato in corsa, sì, alla formazione dell'Imoco. Volle Conegliano, Luca Porzio, c'è tutto lo staff, tutti lì a festeggiare. Marco Fantasia, ancora qualche ospite, vediamo. Assolutamente sì, anche perché voglio la voce di chi ha giocato meno. Marta Vecchis, allora, che gioia, come si condivide questa gioia? Siamo felicissime, siamo veramente alle stelle, siamo veramente contente, è stata una bellissima vittoria al tie break, siamo entusiaste proprio, entregare, bello, 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 c'è solo da festeggiare ora. Come si mantiene la tensione quando si entra a sprazzi? È difficile, però noi siamo fuori le prime tifose in campo e studiamo quello che fanno in campo, quindi quello che facciamo noi, quello che fanno gli avversari, e cerchiamo di tenerci calde il più possibile per poi essere pronte appena ci viene data l'occasione. Quindi si vince non solo con le grandi giocatori e le grandi giocatrici, ma con il gruppo? Si vince con il gruppo, si vince con la squadra e soprattutto si vince col lavoro costante in settimana dall'inizio dell'anno fino ad oggi. Grazie, vai che ti aspettano. Eh beh, l'aspettano, siamo sì. Siamo pronti, siamo pronti, perché adesso la premiazione per chiudere questa stagione fantastica di Samsung Volley Cup, campionato più bello del mondo, ce l'abbiamo noi e siamo fortunati perché le grandi atlete sono nel nostro, veramente nel nostro campionato. Grandissimo lo sforzo Limoco, da parte ragazzi, della Lega, Limoco, pallavolo femminile. Limoco, Novara, sì. Limoco, Novara, Scandicci. Tante squadre che stanno investendo in questa pallavolo. Vediamo un po', c'è il presidente di Conegliano, andiamo a sentirlo. Sì, eccolo qua, il presidente Garbellotto, già pronto con una Magnum da stappare. Già pronto. Siamo già pronti con la Magnum da stappare, questa è una vittoria incredibile di rimonta sul tie break, credo guardi un'emozione indescrivibile. Adesso un altro grande obiettivo in arrivo. Intanto festeggiamo a Prosecco Doc, da domani ci pensiamo. Poi però mi permetta di guardare anche un po' oltre, che Conegliano sarà il prossimo anno, Conegliano sempre a questi livelli? Dovrà e sarà sempre una Conegliano squadra, 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 squadra. Quindi guardare anche le persone, non solo a livello delle giocatrici. Assolutamente, credo che in tutti gli sport, ma specialmente nella pallavolo femminile, il lato umano sia una delle componenti più importanti, quindi dobbiamo rispettare questo carattere di questo sport. Grazie al presidente, andiamo in cronaca. Ci siamo persi praticamente, l'abbiamo vista camminare, insomma, Monica Gennaro che firma la camera, firma perché lei è l'MVP di questa sfida. Una straordinaria stagione, ancora un'altra straordinaria stagione, se lo merita. Una straordinaria finale. Questo è libero della nostra nazionale italiana. E meno male, è perfetta meno male. In gara 1, eh sì. Ha concretizzato ancora la capacità di tenere unite le ragazze in gara 2, in gara 3, quella palla finale su Egonu. È tutta sua, è no, tutta poi c'è sua. Da dire che dopo la coppia Serena Ortolani, Davide Mazzante vincenti, continua a esserci la coppia vincente Mochi De Gennaro, Daniele Santarelli. È un po' un proseguimento perché Ortolani e chiaramente Davide Mazzanti sono passati anche da qua, ma insieme sono passati questo gruppo in tante formazioni italiane. E adesso andiamo a vedere tutta Limoco che parte tipo trenino con in testa Adia Volosh, straordinaria regista, seguita da Mochi De Gennaro, c'è Miriam Silla, c'è Samantha Fabris, c'è Daniele Santarelli in mezzo, c'è tutta Limoco a festeggiare. Il bacio con il presidente della Lega, Mauro Fabris, si prende il bacio il vicepresidente Bilato, di tutte le ragazze che hanno vinto lo scudetto in questa stagione. Miriam Silla che si è cambiata di nuovo capigliatura, si è sciolta, l'abbraccio e il
il 5 tra Samantha Fabris e proprio Miriam Silla, Roby De Crai straordinario protagonista, ma ci sono un po' tutte, bravo, io devo dire, a uno degli allenatori più giovani, più preparati, sicuramente, come dice Mazzanti, in generale della pallavolo, pallavolo creativa, lui sicuramente è un creativo, è uno che sperimenta, sperimenta tanto in campo, no? Andrea. Diciamo che la grande capacità della Lega femminile è quella di andare verso le società rispondono, perché non è solo spettacolo, ma è organizzazione, è programmazione. I grandi presidenti lasciano qualcosa di importante. La Savino del Bene sta cercando ovviamente di trovare l'opportunità per arrivare nelle vertici più alti di un campionato. Bene anche il percorso di Vanni, che regalerà un palazzetto città di Firenze. Il Bisonte è riuscito pian pianino a implementare, grazie al lavoro di Caprara, Marco Mencarelli, che ha portato l'UNET E-Works fin dove poteva e rientrerà su Scandicci. Ci sono movimenti importanti, ma il nostro movimento che premia questo pallavolo che piace di più, Maurizio, ai nostri telespettatori, è perché più lenta. Ed eccola qui la coppa della stagione 2018-2019, lo scudetto per il secondo anno consecutivo nella stessa finale dello scorso anno, se lo riprende Di Moco, volle con Eliano, il presidente Mauro Fabris andrà a consegnare la coppa alla capitana del Di Moco Volle con Eliano, i Asia Volosh, eccola lì vicino a Samantha Fabris, e questo è arrivato il momento, lo scudetto di questa stagione della Samsung Volley Cup se lo prende Di Moco Volle Conegliano, meritatissimo, brave ragazze. Wow, è sempre un'emozione vedere il tricolore che scende sulle teste di queste giocatrici che hanno resistito una stagione intera all'attacco delle squadre che volevano strappare il tricolore, Maurizio, ma l'hanno tenuto ben stretto le pantere nere Di Moco con Conegliano Volley. Bravo. Asia Volosh, Marta Bekis, Samantha Fabris, Anna Danesi, Roby De Crive, Martina Samadan, Gaia Moretto, Raffaella Folì, Miriam Silla, Kimberly Hilley, Easy Megan Hogue, purtroppo infortunata Valentina Di Rossi, Monica De Gennaro, Eleonora Versini e Rodrigo, e se l'ultima arrivata, questa è Di Moco Volley Conegliano che si prende ancora uno scudetto, il terzo di questa storia, questa breve storia di una grandissima società che sta facendo il bene, sicuramente il bene della pallavolo italiana. Viva il volley veramente, viva Di Moco, ma viva un po' tutte le società che spendono tanto, anche quelle che spendono vero, che fanno tanto comunque per i giovani e per la pallavolo. La scritta non c'è due senza tre, e infatti è arrivato il terzo. È arrivato il terzo scudetto. È arrivato il terzo, ma è arrivato anche il messaggio forte di palazzetti sempre pieni, sempre pronti ad ospitare e soprattutto a dare questo spettacolo meraviglioso che ve lo ricordiamo, uno spettacolo per famiglie, e loro sono modelli importanti per tutte quante le nostre ragazzine, per le nostre ragazze dello Spike Team, che devono schiacciare e devono imparare da loro, dal fattore umano, come giustamente assolutamente sì, possiamo, sono d'accordo con te, Andrea, alle nostre giocatrici di grande spessore umano, grande spessore etica. Umano, noi voi potrete rivedere tutto questo martedì alle 21.10 su Rai Sport, oltre la rete, per chiudere questa stagione fantastica con questo scudetto vinto da Di Moco Volley Conegliano, ma si parlerà ovviamente tanto di Superlega perché si va avanti ancora nel campionato maschile. Questa è la Samsung Volley Cup e si chiude così con queste immagini bellissime di questa gara 3, si chiude in tre partite la finale scudetto di questa stagione e la vince Di Moco. Io ringrazio Fabio Crisafi per la regia, Riccardo